Flavio Montrucchio, Alessia Mancini all'Isola non si abbatte, di Rosa Perrotta potrebbe diventare amica. Flavio Montrucchio sente la mancanza della moglie Alessia Mancini, tra i concorrenti più attivi dell'Isola dei Famosi 13. Ecco cosa dichiara in un'intervista a TV Sorrisi e Canzoni. Flavio Montrucchio commenta la partecipazione di Alessia Mancini all'Isola dei Famosi. Flavio Montrucchio conosce bene i reality visto che vinse la seconda edizione del Grande Fratello. Ora gli tocca seguire le avventure in Honduras della moglie assieme alla figlia Mia di 9 anni mentre Orlando, che ne è tari 2, è ancora troppo piccolo per capire cosa sta combinando la mamma. L'attore riconosce che Alessia sta vivendo un'esperienza difficile dal punto di vista fisico e mentale, però so che lei non si abbatte facilmente, anzi le avversità la aiutano a mettere in luce le sue qualità. Per ora, però, non sembra aver legato molto con gli altri naufraghi, ha un carattere deciso, o la ami o la odi. Quando incontra altre personalità forti è facile che ci siano scontri. Alessia Mancini con chi va d'accordo e con chi meno all'Isola? Con Bianca Alzei mi pare abbia legato, spero diventino amiche, dice Flavio. Con Rosa Perrotta, invece, non va molto d'accordo, ma per alcuni versi si somigliano, anche Rosa ha voglia di fare, forse in una situazione normale potrebbero diventare amiche. Perché Alessia Mancini ha accettato di andare sull'isola? Flavio è convinto che Alessia non si ritirerà dal gioco, come è accaduto per altri del cast, e che abbia partecipato visto che ha l'ambizione di fare anche altre esperienze. Finora la ditta ha voluto che facesse delle promozioni. I tempi in cui partecipava a Non è la Rai, debuttò in TV nel 1994, cantava doppiata e ottenne il soprannome di Brutina per ironizzare sulla sua bellezza, Striscia la Notizia, fu Melina nella stagione 1997-1998 con Marina Graziano. Passaparola, affiancò Gerry Scotti dal 1999 al 2002, e Stranamore, nel 2006-2007 fu inviata di Emanuela Fogliere, sembrano lontanissime.